Buongiorno ragazzi, nel video di oggi mi vedete completamente struccata e con i capelli da pazza perché appunto vi andrò a parlare di alcuni prodotti per capelli e appunto faremo insieme lo shampoo e vi voglio parlare dei prodotti Olaplex. Io ho acquistato Olaplex numero 3, numero 4 che è lo shampoo e il numero 5 che è il balsamo. Allora, che dire, io mi sto trovando da Dio. Perché veramente secondo me promettono quello che dicono, nel senso che appunto il numero 3 è un trattamento che si fa pre-shampoo, appunto dove io vado ad inumidire i capelli e poi vado ad applicare questo prodotto su tutte le lunghezze e lo lascio in posa per almeno un quarto d'ora. Anche oltre, se volete potete anche lasciarlo in posa tutta la notte perché comunque male non gli fa e questo va a ricostruire proprio il capello, lo va a risanare un pochino, ovviamente non è che per dire su un capello che è rovinato da decolorazioni così non è che fa miracoli, però comunque aiuta moltissimo. Ed è quello che mi è piaciuto tanto di questo prodotto, infatti come potete vedere E poi passiamo allo shampoo che anche questo mi è piaciuto un sacco perché ha una texture molto densa, però appena lo applicate sui capelli sentite proprio il capello morbido, anche solo con lo shampoo su, quindi cioè è pazzesco. E mamma mia, questo qua ovviamente fate lo shampoo, io lo vado a massaggiare con questo prodotto che adesso vi faccio vedere. Lasciato in doccia tra l'altro che è questo prodotto qua che è praticamente un aggeggio che voi andate quando avete sullo shampoo andate a massaggiare sulla cute in modo da far penetrare bene il prodotto e andarlo fino ad applicare anche bene bene sulla cute. Poi, tra l'altro, questo qua è anche un massaggiatore molto buono. Mi sto rilassando già facendo così, però vabbè. E niente, poi passiamo al balsamo, che anche il balsamo, come potete vedere, è molto denso. Vedete, è molto denso. Cioè, infatti, se fate così non è che si muove. Dovete sbatterlo bene se volete farlo scendere. E appunto perché è molto denso va anche bene ad idratare molto il capello e mi è piaciuto un sacco. Infatti la prima volta che li ho provati ho sentito proprio una volta anche asciugato il capello morbido. E un'altra cosa, a me mi capitava spesso di usare magari shampoo e balsamo oppure shampoo e maschera e non riuscire bene bene a pettinarli perché comunque erano abbastanza rovinati. Non riuscivo a pettinarli neanche con la spazzola. Io uso appunto la Tingle Taser che andremo ad utilizzare anche oggi ovviamente e io non ci riuscivo invece con questa è proprio una facilità estrema, cioè i nodi non li sentite proprio, non ci sono i nodi praticamente, quindi top. E allora hanno un costo questi prodotti perché io avevo preso prima il numero 3 e l'avevo pagato, quanto l'avevo pagato non mi ricordo. Sui 20, 22 o 26, non mi ricordo, comunque giù di lì. Comunque sui 20 euro facciamo. E poi ho acquistato il bundle di shampoo e balsamo, che questo lo pagate 50 euro insieme più o meno. E quindi comunque è una bella spesa, però sono convinta che ne vale davvero la pena. E se potete investite su questi prodotti perché sono davvero il massimo. Quindi io adesso vado ad inumidire i capelli e vado ad applicare il numero 3 e ci vediamo tra poco. Allora, ragazze, ho inumidito i capelli, adesso vado ad applicare il numero 3 e credo che a sto punto lo finirò anche perché non è che ce ne sia poi tanto. Allora, poco alla volta. Mettete sulle mani, spalmate bene. Vabbè, io lo applico così, poi volete applicarlo come volete, non è un problema. Vado su tutte appunto le lunghezze ad applicarlo.
assaggiando anche leggermente il prodotto, che così entra bene bene nel capello. Fate conto che questa è una linea che usano anche i parrucchieri in salone, quindi c'è. Anzi, io mi ricordo che a suo tempo, quando andavo a fare lo stage da un parrucchiere, così usava proprio questi prodotti qua. Quindi diciamo che so che sono dei prodotti buoni, ecco. Ok. No, in realtà me ne avanza ancora per un'altra volta. Ok, allora direi che, a parte che io perdo una cifra nei capelli. Ok, ci siamo. Vado a legarli e li lascio in posa. Faccio le mie cose e intanto loro agiscono. Come potete vedere, adesso mi sciacquo le mani. Lascio in posa per un po', io solitamente lo lascio in posa anche mezz'ora. Più lo lasciate in posa, più è meglio, perché così agisce bene. E ci vediamo dopo. Eccomi qua, ragazze. Allora, ho fatto la doccia, ho lavato i capelli, ho messo il balsamo e tutto, e ho fatto anche la piega. E come potete vedere, i capelli sono molto molto lucidi. Adesso non so se si vedrà, vedete con la luce, e appunto ho solo messo un po' qua questo prodotto qua, perché siccome che io ho dei baby hair che si alzano quando faccio la piega, rimangono in piedi, ho usato questo prodotto qua della Nivea, ed è Nivea Diamond Gloss Care, ed è uno styling spray, in poche parole. Perché però non secca i capelli, non è come la lacca, la classica lacca, quindi è ottima, e in più li lucida anche di più ulteriormente, però fate conto che erano già lucidi quando appunto stavo facendo solo la piega. E aiuto, qui intanto si muove cose. Ecco, forse qua si vede un po' meglio la luce, perché c'è la luce su. Vedete come sono lucidi? E poi sono morbidissimi, cioè io faccio così e riesco a passarci la mano. Con altri shampoo non succede, con altri balsami nemmeno. Quindi questo qua è un prodotto davvero ottimo, io ve lo straconsiglio. E ovviamente l'ho pagato di tasca mia, non l'ho ricevuto dall'azienda assolutamente. Io l'ho preso sul sito Look Fantastic, appunto, e ho approfittato del codice sconto che mi aveva dato Nicolas. Non so se lo conoscete, se non lo conoscete vi consiglio di andarlo a vedere, perché è un esperto appunto di capelli, anche lui un parrucchiere. E oltretutto fa dei make up stupendi, quindi ve lo consiglio. E ciao Nico, se mi stai guardando. Niente, io vi saluto, vado a fare delle commissioni, come potete vedere sono anche vestita, e adesso poi metto la giacca. E niente, vado, ci vediamo al prossimo video. Ciao.